Dopo aver fatto una breve visita alla statua del pittore Giovanni Antonio De Sacchi, detto il Pordenone, dal centro storico ci siamo diretti verso la frazione di Torre di Pordenone e per l'occasione ci siamo fermati per un aperitivo all'enoteca Vino e Gola della famiglia Canton. Accolti dalla titolare Sonia, dal marito Marco e dal figlio Alberto, ci hanno raccontato che sono la quarta generazione. La filosofia aziendale si sposa con la valorizzazione e la scoperta delle eccellenze regionali e nazionali, sia nei prodotti nel campo alimentare, sia in quelle enoiche, grazie all'esperienza e alla conoscenza di Marco. Su invito di Sonia e del figlio Alberto abbiamo ordinato un paio di taglierini di salumi e formaggi. Abbiamo gradito la qualità del prosciutto di Langhirano stagionato 30 mesi, il cotto umbro affinato con il caramello salato al vino cotto e il formaggio frant alle erbe di montagna. Su consiglio di Marco abbiamo abbinato il tutto con un vino del Colio di un noto produttore friulano. Vino e Gola è tutto questo.